www.marizzopoli.it è uscito il nuovo rapporto di Consob sulle scelte di investimento delle famiglie italiane 2024. Vi riporto qui poi il link, molto interessante. Alcuni spunti: il 78% degli investitori è maschio, il 76% dei maschi è sposato, mentre il 57% delle donne è sposata. Età media dell'investitore è 51 anni, il 7% guadagna più di 5.000 euro al mese. Il 42% fa da solo, mentre il 40% si affida a un consulente. Il 32% ha un orizzonte temporale inferiore ai 3 anni. In una scala da 1 a 10 il profilo di rischio è più numeroso, è a 7. Il 41% ritiene che i suoi investimenti debbano attenuare il riscaldamento globale. L'investimento più conosciuto è il conto deposito, il 94%. I meno conosciuti sono gli ELTIF, il 23%. C'è un video che parla sul canale YouTube degli ELTIF, chi volesse approfondire. Il 36% degli investitori si informa sui social media. Il 20% degli investimenti è in ESG. Il 18% degli investimenti è in criptovalute, in forte rialzo. Il 34% degli under 34 possiede criptovalute, contro un 4% della fascia 65-75. L'interesse per le criptovalute è passato dal 22 al 24% dal 2022 al 2024. L'interesse per il trading online è passato dal 26% al 41% dal 2022 al 2024. Quindi una sintesi che dal 2022 al 2024 la fotografia di Consob è che è aumentata l'interesse degli risparmiatori per le moneta digitale, le criptovalute, ma anche si ha molta consapevolezza dove si mettono i propri soldini in questo asset. Crescono l'interesse per gli investimenti green. Un focus interessante sono sulle fonti di informazione che vi invito a leggere. Alla prossima!